Il circuito di figura è un sommatorio invertente. Possiamo senz'altro scrivere la famosa formula, vale a dire la tensione di uscita V con O sarà uguale a che cosa? È meno, perché è invertente, meno 1 su R3, che è la tensione di feedback, che moltiplica V con 1 su R1 più V con 2 su R2. Dal punto di vista numerico il discorso è finito qui. Dal punto di vista del diagramma dobbiamo stare un po' attenti perché la V con 2 è un'onda quadra, mentre la V con 1 è una tensione costante. Quindi che cosa significa quando andiamo a fare il diagramma? Significa che l'onda quadra viene traslata di un valore, di una tensione continua, pari alla V con O dovuta alla sola V con 2. Quindi vediamo un attimo di separare i due aspetti e scriviamo una V con O primo dovuta alla sola V con 1, che quindi è meno V con 1 per R3 su R1, dove V con 1 è meno 2 volte, quindi significa meno per meno fa 2, per R3 per 8 km diviso 5. Questi sono volt. Quindi sono, picciamo un pochettino, abbiamo 3,2 volt e questa è una tensione continua. La VO secondo, cioè quella dovuta alla sola V con 2, scriviamola nella pagina successiva e quindi scriviamo così la VO secondo è uguale alla V2 che moltiplica V dunque V2 che moltiplica R3 su R2. Ricordiamoci che R3 è uguale a 10 km. Ed R2 è uguale a 8 km. Poi andremo a fare qualche conticino dal punto di vista numerico, ma intanto osserviamo questo fatto. Sappiamo che V con 2 è un'onda quadra con ampiezza più o meno 3 volt. Significa questo: se io faccio un diagramma cartesiano e indico con una linea tratteggiata questi sono più 3 e questi facciamo conto che qui sono i meno 3 volt, significa che l'onda quadra in questione è fatta in questo modo. Non parte da 0, no, questo è sbagliato, parte da qui. Ecco, questo è, diciamo, l'andamento dell'onda quadra, per cui tra il minimo e il massimo chiaramente ci sono ben 6 volt. Questa distanza tra il minimo e il massimo in termini di volt è data dal doppio dell'ampiezza, chiaramente sono 6 volt. Ora, quindi, questa tensione applicata all'uscita significa che noi avremo un'onda quadra che non è più di ampiezza 3, ma è di ampiezza 3 moltiplicato per 10 ottavi. Ora, se noi moltiplichiamo 3 per 10 ottavi otteniamo 3,75, quindi in realtà andando a correggere direttamente questo diagramma, questa non sarà più la V con I, ma se andiamo a scrivere questa come la V con O secondo, lo indichiamo qui, questi non saranno più, ma saranno 3,75. Allora, se questo qua andiamo a mettere la V con O secondo,
Questi non sono più 3, ma sono 3,75 e meno 3,75. Quindi quelli non sono 6 volt, ma sono il doppio di 3,75, cioè sono... Questi sono 7,5. Andiamo a scrivere in un altro colore, quindi non sono più 6, ma sono 7,5 volt. Ora, che cosa succede a quest'onda quadra di 7,5 volt? Quest'onda quadra viene traslata di un valore pari alla V con O primo. Ora, la V con O primo abbiamo calcolato prima, è uguale a 3,2 volt. Quindi questo significa prendere l'onda quadra e traslarla di 3,2 volt. Facciamolo in una schermata successiva. Quindi ricapitolando, noi abbiamo un'onda quadra di ampiezza più o meno 3,75, alla quale si aggiunge una componente continua di 3,2. Quindi la V con O massima è uguale a 3,75 più 3,2, 3,2 uguale 6,95 volt, mentre una V con O minima sarà uguale a meno 3,75 più 3,2 che fa 0,55 volt. Per l'esattezza fa meno 0,175 volt. Scriviamocelo qua. In conclusione, cerchiamo di disegnare questa forma d'onda. A questo punto dobbiamo fare così. Facciamo in rosso. Noi abbiamo un'onda quadra. Intanto la disegniamo. Questo valore, il valore minimo in azzurro è meno 0,55 volt. Il valore massimo in blu è 6,95. Quindi se adesso noi vogliamo fare mettere gli assi coordinati, dobbiamo supporre per esempio una quota per lo 0 all'incirca a occhio, diciamo qui, questo nel nostro 0, origine degli assi, l'altro asse, facciamo così, ecco qua, questo è la V con O di uscita. Quindi vediamo chiaramente come l'onda quadra sia stata spostata verso l'alto di un valore pari a 3,2.